L'accoglienza ritengo sia un fattore molto importante, come una struttura nel momento in cui tu ti rivolgi al sistema sanitario ti accoglie, quindi ti mette nelle migliori condizioni per poter vivere un momento che è normalmente un momento complicato perché difficilmente ci si rivolge a un ospedale quando si sta bene e possa essere quindi gestito al meglio, avere medici che dialogano, che ti presentano la situazione, che sono in grado di instaurare un rapporto empatico, una struttura che accoglie, che prevede anche quei servizi come la stanza dei bimbi dove poter lasciare chi viene a trovare il genitore, il parente e via dicendo e possa quindi trovare anche lui, riconoscersi in un luogo accogliente, vivere la malattia con tutto quello che ovviamente c'è bisogno in termini di tecnologia e tutto il resto, ma con un livello di umanità molto forte. La professoressa Berardi, da questo punto di vista, è un vulcano, ha una grandissima capacità nel tenere insieme tutti questi aspetti, anche collaborazione delle associazioni molto forte, fondazioni, dicendo che seguono e sostengono quello che lei porta avanti e rappresenta un punto importante di quella rete oncologica, ad esempio, che vogliamo costruire nell'intera regione, portando avanti iniziative che poi possono essere replicate e diventare un modello per l'intera sanità marchigiana.